EA. Benvenuti da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Come potete vedere, si giocherà sotto una fitta nevicata. Sì, il campo è in condizioni davvero pessime, Fabio. La rivalità che esiste tra noi italiani e i nostri cugini d'Oltralpe va al di là del calcio, ma spesso trova sfogo proprio sul rettangolo. Contro i francesi l'Italia disputò la sua prima gara ufficiale nel lontano 6 gennaio 1910. Da allora le nostre strade si sono incrociate numerose volte.
Laurent Blanc ha avuto un grande affare per risollevare le sorti della squadra francese dopo la debacle in Sudafrica, con tanto di ammutinamento dei giocatori nei confronti dell'allora tecnico. Era la persona giusta alla quale affidare un incarico così delicato. Serio, competente, ha fatto un ottimo lavoro prima di lasciare il posto a Deschamps. Oggi ci troviamo a Roma allo Stadio Olimpico, lo stadio delle notti magiche d'Italia 90. Bei ricordi, Fabio, peccato non essere riusciti a disputare la finale di fronte al nostro pubblico. Francia e Italia sono state protagoniste di diverse sfide memorabili, tra cui, e noi ce lo ricordiamo bene, la finale del 2006 in Germania. Sì, Fabio, in quell'occasione ci siamo presi la rivincita per l'Europeo perso 6 anni prima in Belgio e Olanda. Dopo un decennio disastroso a livello internazionale, dalla seconda metà degli anni 80 alla prima metà degli anni 90, la Francia è riuscita a risollevarsi vincendo un mondiale disputato in casa nel 98, laureandosi campione d'Europa nel 2000. È stato sicuramente il loro momento migliore, grazie anche a una generazione di campioni capeggiata dai vari Zidane, Henri, Blanc, tanto per citarne qualcuno. Restituisce la palla. Di tacco! E la Francia si porta in avanti. Deviazione e palla fuori. Chiellini. Bonucci. Incredibile, perde la palla. Col colpo. Carambola e palla che termina fuori. Corner per la Francia. Calcio d'angolo battuto con la palla che viene riconquistata dagli avversari. Balotelli, errore gravissimo. Lottano per il possesso della palla. Si appropria della palla. Chiellini. In avanti Montolivo, il portiere para senza fatica. Chiellini. Giovin. Ribéry, ottima chance, può contare sui compagni al centro. Sa crossare la palla come pochi. Cerca la rete e la palla finisce fuori. Sarà rimessa dal fondo. Con doppia. Francia che manovra in avanti. Difficile controllare una scivolata su un campo ridotto così. Passaggio che non trova il compagno e termina al lato. Debussy.